Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi volevo parlare in questo video in italiano della settimana di quello che sta per succedere il 20 settembre, ovvero del meme o meme, come volete chiamarlo, dell'Area 51. Praticamente un paio di mesi fa, mi sembra, sì, un paio di mesi fa, forse anche meno, si era creato un gruppo su Facebook, un ragazzo aveva creato per scherzo questo gruppo su Facebook in cui si diceva di voler invadere l'Area 51, che per chi non lo sapesse è una delle aree più protette al mondo, dove si dice che contenga delle prove nascoste dell'esistenza degli alieni, dove ci sono delle tecnologie innovative di cui non possiamo saperne niente, che quindi il governo degli Stati Uniti ci tiene nascosto. Non si sa in realtà che cosa sia, magari è semplicemente una base militare. Comunque è situata nel deserto ed è praticamente inaccessibile. Voler invadere l'Area 51 è un'idea abbastanza folle, però è andata virale sui social, è andata virale su Facebook, è andata virale su Instagram e sull'internet. E quindi ci sono stati più di milioni di richieste di partecipare a questo evento e andare a invadere quest'area 51. Ma che cosa è successo? Fino a qualche giorno fa la gente era pronta a. Cioè, ci sono dei video in cui c'è gente che si prepara veramente a partire per l'Area 51, si comprano l'equipaggiamento adatto e preparano il planning, cioè cose incredibili. Penso che il ragazzo che ha creato l'evento non pensasse assolutamente di voler fare una cosa per davvero, ma alla fine è successa. E qualche giorno fa, un paio di giorni fa, purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo, però troppo pericoloso. Infatti l'evento è stato annullato e al posto di questo evento si creerà nel deserto del Nevada, quindi sempre più o meno in quella zona, un festival dedicato un po' agli alieni, verrà chiamato Alien T-Stock, qualcosa del genere, che durerà 2 o 3 giorni, dove tutti questi fan, invece che rimanere delusi a bocca asciutta, potranno andare a questo festival e, diciamo, un po' sfogarsi in questo ambiente Area 51 e incontrare altra gente. Boh, cioè, è un peccato perché sarebbe stato interessante vedere la creazione di un gruppo su Facebook, di un meme, di un meme che porta a un vero evento che potrebbe essere qualcosa di eccezionale nella storia, qualcosa di veramente mai fatto. È incredibile come si nota la potenza e l'impatto che questi social media ultimamente hanno su chiunque. Basta che una cosa vada virale e si può fare quello che si vuole. Comunque, niente, ovviamente. Un po' perché essendo un posto militare è troppo pericoloso e il pubblico non può accedervi, il governo militare avrebbe dovuto difendersi o diciamo proteggere l'area in qualche modo. Ovviamente sarebbe stato pericoloso. In più la gente della zona che abita in quella zona non sarebbe stata sicuramente contenta, è gente che diciamo è abituata a ricevere visitatori del genere e quindi è gente armata che non vuole che si entri nella propria proprietà. E quindi, secondo questi articoli recenti, l'invasione non accadrà. Io ero pronto con le mie valigie per andare a scoprire l'esistenza degli alieni o no, però vabbè. Comunque, niente, volevo quindi semplicemente un po' raccontarvi di questo fatto perché ho visto che su YouTube Italia in realtà non si parla tanto di questi meme, di questi aggiornamenti un po' virali che vanno al momento, sono argomenti in cui tutto il mondo parla, ma in Italia non se ne parla tanto. E allora in questo piccolo vlog volevo parlarvi di quello che sta un po' succedendo nel mondo. In più, non essendoci gli equipaggiamenti, le attrezzature adatte, insomma, essendo in breve troppo pericoloso, l'evento non accadrà. Comunque, questo è un po' quello che vi volevo dire. Grazie per avermi ascoltato un po'. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, anche se faccio uscire un video in italiano a settimana. Anche gli altri video, anche se parlo in inglese, sono molto capibili perché il mio inglese non è eccezionale.
Tra l'altro, ultimamente è un mese molto particolare, parlo sempre di crescita personale, quindi come in questo mese sto avendo un sacco di contatti per nuove agenzie, lavoro nella moda, ho un nuovo cane, settimana prossima probabilmente uscirà un nuovo video sul mio nuovo cagnolino che abbiamo salvato sulla strada, e mi sto per laureare, quindi tante piccole novità di cui non vedo l'ora di parlarvi, anche tante collaborazioni se vedete lì dietro gli integratori. Quindi, se vi piace il mio canale, per favore iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!